Ed ora siamo in compagnia di due grossissimi e simpaticissimi personaggi. Stavi dicendo, Edoardo, il tuo ingresso invece nel mondo della musica sicuramente da bambino. Da bambino, però è stato sempre una cosa televisiva, perché a 6 anni c'era una trasmissione che si intitolava, che il cui titolo era Giochi in famiglia. E io lo ricordo. Presentata da Mike Buongiorno. E un bel bambino biondo. E c'era questo bambino biondo che cantava di quella pira, la donna immobile, con tutta la mia famiglia. Era un gioco molto carino. Era uno spettacolo, il bambino, bontà tua. E comunque quella è stata la mia prima apparizione. Edoardo, tu sei figlio d'arte? Sì, sono figlio d'arte, papà cantante, mamma non ha cantato perché ha fatto 5 figli, ma ha la voce anche lei, e poi tutti i miei fratelli meno l'ultima sorella che fa la insegnante di educazione fisica, sono tutti cantanti. Guarda, parliamo dei tuoi programmi futuri. Tu sei un tenore, quindi tu miri ad un certo tipo di musica, diciamolo pure, d'élite. La tua presenza in questo festival ha una particolare importanza e un particolare significato. La tua musica è certamente una musica più classica che moderna. Napoli oggi, la musica napoletana oggi, si spacca in due parti. Una, appunto, che è quella classica di Mario Merola, una che è quella moderna, potremmo dire, di Bennato. Ecco, tu da quale parte stai? Nel senso, il tuo tipo di musica, in buona sostanza, a quale delle due epoche storiche potrebbe riferirsi? Guarda, io ho un grande rispetto di tutte e due, le epoche. Naturalmente la parte classica è quella che più mi riguarda. Però ti garantisco che oggi, durante le mie serate, adesso io sono sotto tournée, c'è un pubblico giovane che segue tantissimo, quindi tu hai detto prima per un pubblico di elite che sembrerebbe la lirica, però io sono un tenore tra virgolette sportivo, per cui cerco di trasmettere anche ai giovani, facendoli partecipare durante i miei concerti, cantando con me e anche scegliendo un repertorio molto popolare. Se vogliamo, anche lo stesso Pavarotti non ha mai escluso i giovani.